Diciamo che si è aperto uno spiraglio almeno nella trattativa, perché noi abbiamo posto con forza che non ci devono essere esuberi di personale, che vogliamo un piano industriale, un piano di rilancio dell'attività commerciale, e soprattutto abbiamo detto che bisogna confrontarsi sui dati veri di un bilancio vero per verificare se effettivamente ci sono questi disavanzi di esercizio annuale di oltre 2 milioni di euro. Abbiamo detto che ci sono le condizioni perché tutti i lavoratori possano essere riutilizzati nella nuova azienda, e se c'è la necessità di accompagnare percorsi facendo una verifica, chi è vicino alla pensione, se c'è la disponibilità di incentivi da parte di Ipercop soprattutto, per fare in modo che non ci sta neanche un esubero. Queste sono state le nostre proposte. Quali sarebbero i numeri secondo AZ? Secondo AZ c'è il 50% di esubero. Cifre e numeri che noi abbiamo respinto immediatamente, per quanto ci riguarda non c'è un solo lavoratore o lavoratrice in esubero, ci sono le condizioni per poter dare spazio a tutti. Abbiamo dato una serie di proposte, la Regione Campania, che era presente con un proprio dirigente, ha dato disponibilità di incontrarci dopo la conclusione di questa trattativa anche in Regione per coinvolgere l'assessorato al lavoro, per mettere in campo politiche attive del lavoro, ammortizzatori sociali, tutto ciò che è necessario per fare in modo che questa nuova azienda riparta, ma riparta con i lavoratori che escono da Ipercop. Non vogliamo assolutamente ragionare di riduzioni, di licenziamenti ed altro. Questa è stata la nostra posizione ferma di tutte le organizzazioni sindacali. Adesso il prefetto ha chiesto di riaggiornare il tavolo a tra mezz'ora, perché Ipercop e AZ devono correttamente fare, come dire, riferimento ai loro superiori, a chi decide, alle proprietà, per vedere se questi sono percorsi praticabili o meno. Per quanto ci riguarda, noi siamo irremovibili. O è questo o continueremo con le nostre, come dire, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione a tutela dei lavoratori, delle lavoratrici, a tutela di questo territorio che è già stato troppo martoriato da questo punto di vista.